le giuste aspettative per un intervento di protesi al ginocchio. Quante volte avete sentito parlare di aspettative? In cosa consistono? In qualsiasi cosa della nostra vita, se ci aspettiamo molto e abbiamo in cambio poco, non saremo soddisfatti. Ebbene, questo molto e poco è più facile da stabilire nelle cose che tutti conosciamo, è più difficile stabilirlo in chirurgia, perché non abbiamo dei parametri che ci aiutano a capire cosa aspettarci dopo essersi operati. Ebbene, in questo video di oggi cerchiamo di aggiustare le aspettative, cercando di farvi comprendere quali siano le cose che vi potete aspettare dalla vostra protesi e di capire se le vostre aspettative vanno veramente di pari passo con quello che potete ottenere, in modo che io possa avere nel mio ambulatorio di ortopedia tutti i pazienti contenti, tutti i pazienti soddisfatti. Se si parte con le giuste aspettative, è molto probabile che sia così. Prima di iniziare però vi parlo prima di tutto del canale YouTube. Sul canale YouTube potete trovare tutti i video della lezione di protesi di anca, protesi di ginocchio, protesi di spalla, tutti gli interventi che io faccio. Sto cercando di completare delle lezioni complete proprio per far conoscere al paziente tutte le cose che gli succederanno e avere quindi dei migliori risultati, dei pazienti che capiscono meglio il motivo di quello che stiamo facendo. E poi vi dico che se volete prenotare una visita con me, perché dottor Lorenzo Castellani vi ha convinto, volete fare una valutazione con lui, volete decidere se operarvi o meno, questi sono i riferimenti. Sia su WhatsApp potete chiedermi se avete fatto gli esami giusti, sia e soprattutto attraverso il sito potete prenotare la vostra visita medica o, se siete lontani, una consulenza a distanza. La mia segretaria vi aiuterà per capire quale cosa fa più al caso vostro. Ma torniamo all'elemento di oggi, all'argomento di oggi, che è l'aggiustamento di queste aspettative per una protesi. Cosa dico io ai miei pazienti? Bene, prima cosa che dico: non dovete aspettarvi, specialmente dal ginocchio, di avere un'articolazione come quando avevate 20 anni, facevate salti, capriole, sport, camminate e cose pazze senza sentire nessun problema. La protesi purtroppo non è così, non è un ginocchio perfetto, è un ginocchio fatto dagli ingegneri, ogni anno ci sono qualche miglioria, qualche cosa che viene fatta meglio. Ad esempio ora utilizziamo una protesi che ha delle taglie che variano di millimetro e millimetro su più piani, dei femori per le donne, femori per gli uomini. Esiste la possibilità in alcuni casi molto particolari di fare degli impianti su misura. Ebbene, c'è tutto questo miglioramento, questo sforzo per fare la protesi di ginocchio ideale, ma non aspettatevi un ginocchio di quando avevate 20 anni. Per tanti motivi. Primo, perché i muscoli che ci stanno intorno, i legamenti che ci stanno intorno, non hanno 20 anni, ma sono consumati come tutto il resto. Secondo, perché comunque per mettere questa protesi avrete un danno causato dal mio bisturi, dalla mia chirurgia. Per esporre il ginocchio, cambiarlo, dobbiamo tagliare, segare, martellare. Questo non è a costo zero per il ginocchio. Ci saranno anche dei disturbi dovuti alle cicatrici, ai passaggi del chirurgo. Terza cosa, la biomeccanica del ginocchio è una biomeccanica complessa che prevede degli scivolamenti, dei rotolamenti, degli stabilizzatori interni. Ebbene, alcuni dei legamenti vengono tolti per mettere la protesi. Il movimento diventa un movimento più semplificato, c'è una parte di scivolamento ma è più contenuta, non è esattamente la biomeccanica di un ginocchio normale. Poi, altra cosa che vi voglio dire, la protesi al ginocchio è un qualcosa che, se riveste tutte le articolazioni, cioè se facciamo una protesi totale di ginocchio, al vostro cervello mancherà una cosa inconscia che noi abbiamo in tutte le nostre articolazioni normali, che è la propriocezione. Cos'è la propriocezione? La propriocezione è l'idea che il nostro cervello ha inconscia della posizione dell'articolazione, delle forze che stanno giocando su quell'articolazione e delle tensioni che ci sono a questo livello. Questo serve per avere un controllo neuromuscolare ideale che faccia avere un movimento perfetto dell'articolazione, un'articolazione diciamo da sport. Quando noi sostituiamo tutto, interrompiamo sì il dolore, diamo sì un movimento simile a un'articolazione normale, ma togliamo tutti questi messaggi di propriocezione. Quindi il nostro sforzo da ortopedici sarà mettervi la protesi meno invasiva possibile da questo punto di vista. Quindi la protesi monocompartimentale, che riveste solo un terzo dell'articolazione, vi lascia gli altri due terzi
con questa sensibilità, e per questo motivo vi potete aspettare un recupero più vicino alla normalità con una protesi monocompartimentale che con una protesi tricompartimentale, proprio perché vengono persi meno di questi recettori. Oppure, in alcuni casi, possiamo fare delle protesi che preservano il legamento crociato posteriore, quindi le informazioni propriocettive che arrivano da questo legamento possono essere conservate, quindi avrete una protesi totale ma che conserva questo legamento. Ebbene, queste sono tutte cose che vanno stabilite prima dell'intervento e che devono aggiustare le vostre aspettative. Tanto più invasiva sarà la protesi, tanto più difficoltà potrete avere al termine della guarigione. Cosa quindi dobbiamo aspettarci? Di togliere il dolore d'attrito dell'artrosi, quello andrà via, e di migliorare molto tutte le proprie autonomie e il movimento. Però il movimento, per esempio, non sarà completo da potersi accovacciare completamente sul ginocchio. Generalmente un buon risultato sono 130-140 gradi di flessione. L'altra problematica nella protesi di ginocchio è che può succedere che il dolore non fosse tutto derivante dall'articolazione. Ci sono una serie di tessuti che stanno intorno alla protesi che possono trasmettere anche il loro dolore. Quindi una protesi anche messa bene, anche ben impiantata con la giusta indicazione, potrebbe avere una quota di dolore residuo. Quanto è questo dolore residuo? È stimato in letteratura intorno al 20%, quindi nell'80% dei casi avrete un grosso miglioramento, nessun dolore residuo. In un 20% purtroppo potrebbe succedere che abbiate ancora una quota di dolore dopo l'intervento. Non si può fare niente dopo? Certo, si possono fare molte cose, sia riabilitative, sia alcune procedure di controllo di terapia del dolore, cioè andando selettivamente a inibire alcuni nervi che portano la sensibilità nel ginocchio, ma questo, diciamo, è molto avanzato. Diciamo, vi basti sapere che eventualmente questo dolore residuo potrà in qualche modo essere trattato. Quindi le aspettative sono, se ci si opera nella maniera giusta, di avere un ginocchio che sarà molto migliorativo rispetto a quello che avete, ma non perfetto. Ultima cosa che vi voglio dire sulle aspettative che può succedere, di cui qualche paziente si lamenta, è l'alterata sensibilità sulla pelle, ma su questo avrete un video specifico. Per il momento, diciamo, parlate, l'invito di questo video è parlate molto bene col chirurgo di quello che vi aspettate dal vostro ginocchio operato. Chiedeteli le cose che vi piacerebbe tornare a fare, quello che è la vostra motivazione per operarvi, perché il chirurgo, visitandovi, potrà dirvi sul vostro specifico caso quali sono le cose che potrete ragionevolmente avere dopo l'intervento e quali no. In maniera tale che se per voi non sono sufficienti i miglioramenti che vi vengono proposti, possiate anche decidere, prima di operarvi, di non fare l'intervento.